Spegniamo questa suite di Lou Lee, tra l'altro grandissimo musicista del primo Settecento e veneziano a Parigi. Siamo nel clima del Settecento, ma oggi vi parlo di uno degli autori del Settecento, dei poeti del Settecento, dei più grandi poeti del Settecento insieme, italiani, insieme ad Alfieri. Goldoni possiamo considerarlo un commediografo, anche egli stesso un poeta per dire così. Chi era Giuseppe Parini? Brianzolo di Bosisio, pensate, nato nel 1729, poi morto nel 1799, proprio nel bel mezzo non della Rivoluzione francese, ma poco dopo, quando ormai il terrore stava dilagando e tutto il resto stava subentrando alle tracce, diciamo, ai residui della rivoluzione francese. Parini è stato anche un sacerdote, oltre che un poeta. E chiaramente, dopo aver ricevuto un'eredità, il cui prezzo era proprio, a quanto pare, il farsi prete, ossia l'aderire appunto al seminario. Questo signore, questo Parini, fu appunto uno degli esponenti di un'accademia. C'erano due accademie nel Settecento importanti. Una si chiamava i Trasformati, e già il nome era un po' gramma, perché era un'accademia che, come dire, promuoveva l'ideale della trasformazione. Di che cosa? Beh, insomma, della stessa nobiltà, della stessa aristocrazia, di uno svecchiamento, potremmo dire, interno, no? Dell'aristocrazia, nel processo di rinnovamento della cultura nel Settecento. L'altra accademia era quella dei pugni, altro nome emblematico dei pugni, cioè i pugni contro la vecchia cultura. È chiaro che fra le due accademie, quella dei trasformati, a cui aderiva Parini, e quella dei pugni, a cui non aderiva appunto Parini, c'era la differenza che passa fra un sistema, potremmo dire, riformistico leggero, moderato, è un sistema invece quasi rivoluzionario, cioè di volontà di trasformazione radicale. Da queste cose, dalla scelta appunto, diciamo, dell'Accademia in Parini, trasformati e non combattenti militanti, i pugni, ecco, si può già capire il tipo di carattere di Parini. Dunque, Parini chiaramente era un, come dire, riformista, era un ribelle, non era però un rivoluzionario, anche per due motivi. Il primo, Parini comunque rimaneva un sacerdote e quindi, pur volendo una fede rinnovata, quindi una religione rinnovata e non tradizionalista e non controriformistica e non conservatrice, certo però praticamente era sempre uno che credeva e che quindi, insomma, cercava di applicare i principi, se non proprio cattolici estremi, ma almeno cristiani, alla politica, alla società, al vivere civile. E poi l'altro argomento che, come dire, sanziona, inchioda, come dire, il moderatismo riformistico di Parini è il suo classicismo. Ecco, ragazzi, questo è uno degli autori forse più tosti, diciamo, più duri dal punto di vista del linguaggio, insieme all'Alfieri, forse, l'altro autore del Settecento. Perché questo? Perché c'è un'impronta fortemente latineggiante, latineggiante. Parini è un grande ammiratore del grande Orazio, latino, ma non solo. La sua poesia, cioè, è irta di circonvoluzioni, di figure retoriche, di metatassi, come dire, ardite, ossia di figure dell'ordine appunto invertito, di chiasmi, insomma di come dire, orpelli classicistici che a volte potrebbero disturbare qualche adolescente della nostra età, della nostra epoca. Parini è un classicista, poi lui ha incrociato anche quella che è la corrente neoclassica, di cui poi parleremo un giorno. Quindi Parini è uno dei massimi esponenti dell'illuminismo in Italia, ovviamente, e
E insieme naturalmente ai due fondatori del caffè, ricordate Pietro Alessandro Verri, insieme a Cesare Beccaria, l'autore dei Delitti e delle Pene, e insieme naturalmente a tutti gli illuministi italiani di cui abbiamo già parlato. Che cosa faceva? Dunque, Parini veniva da una famiglia non tanto benestante sostanzialmente, non era un nobile. Però fu costretto a conoscere molto bene la nobiltà del Settecento, l'aristocrazia del Settecento e la boria, l'alterigia, insomma, l'orgoglio, la presunzione, la spocchia di questa aristocrazia settecentesca che stava per essere spazzata via poi dalla Rivoluzione francese. E pur non essendo Parini un rivoluzionario, perché? Che cosa lo mise a contatto con questa aristocrazia? Quando venne appunto a Milano, beh, cominciò subito a fare il precettore. Precettore voleva dire praticamente l'educatore in casa, casalingo, di figli di nobili, di ragazzini di nobili. E questo appunto gli consentì di guadagnarsi la pagnotta, da prete ovviamente, da prete quasi povero potremmo dire, anche se poi naturalmente di povertà non si può parlare. Forse neanche agli inizi. A volte praticamente i figli di famiglie modeste, il padre era un modesto mercante di stoffa, venivano appunto spediti al seminario per dare proprio a loro una sistemazione. Lui studiò addirittura presso i Barnabiti. E ha cominciato anche a scrivere, anche ai tempi del seminario, naturalmente. Delle poesie, come alcune poesie di Ripano e Upillino, ecco già questi termini un po' classici, un po' obsoleti, no? Questi nomi. E anche se qui naturalmente in questo nome c'era un gioco di parola nel quale Ripano e appunto Upillino erano contenute le lettere del suo stesso nome. Ora, il giovane poeta, appunto, abbiamo detto, viene a Milano, viene accolto all'Accademia dei Trasformati, ma chi c'era? Chi c'era allora? Naturalmente a Milano c'erano chiaramente gli Asburgo, no? Con Maria Teresa d'Austria, che era una, diciamo, una sovrana, un'imperatrice, la quale riusciva a guadagnare anche la simpatia di Parini, come Parini riusciva a guadagnare la simpatia di Maria Teresa perché si incontravano su questa volontà, diciamo, di trasformazione della cultura, di svecchiamento della nobiltà. E a Milano trovò naturalmente parecchi amici e anche, insomma, chi lo proteggeva, Parini, il giovane chierico, no? Che faceva il precettore, lo fece in due famiglie. Era stato ordinato sacerdote Parini nel 1754 e appunto c'è questo piccolo episodio non del tutto appunto nobile che la decisione di diventare prete era stata presa appunto perché la prozia, quindi la sorella della nonna, gli aveva detto: guarda, bimbo, tu avrai la mia eredità soltanto se andrai al seminario e ti farai prete. Ovviamente, vocazione o non vocazione, senz'altro Parini scelse questa strada per un motivo non del tutto nobile inizialmente, non che lui fosse ateo, ovviamente, neanche fosse laico, ma sostanzialmente fu questa l'occasione per far diventare un poeta prete. Ora, naturalmente non bastarono però non bastò questa eredità della zia per farlo vivere in maniera dignitosa ed ecco che allora uno pensa a lavorare naturalmente, arriva a Milano e va al servizio del duca Serbelloni, Gabrio Serbelloni, un aristocratico che aveva come precettore, cioè come figlio, un certo Gian Galeazzo, un nome abbastanza tipico appunto a Milano, come lo Sforza. E lui, insomma, praticamente fino al 1760 Parini lavorò come precettore
presso questo ragazzo, in un palazzo vero e proprio, perché i Serbelloni avevano un palazzo, mica un bilocale, e faceva il precettore. Il precettore naturalmente voleva dire l'educatore del figlio. Purtroppo il Serbelloni, il Gabrio Serbelloni, aveva una moglie che, vi raccomando, era una duchessa piuttosto ispida e piuttosto, come dire, risentita con la vita e soprattutto fortemente aristocratica. Del resto basti ricordare il nome. La moglie, che non sopportava probabilmente il Parini, e poi ci litigò anche, lo fece anche cacciare, o quasi, era la duchessa Maria Vittoria Ottoboni Boncompagni. Maria Vittoria Ottoboni Boncompagni, già questi quattro nomi appunto potevano spaventare naturalmente il giovane precettore e poeta Giuseppe Parini. Infatti il servizio alla casa del Serbelloni appunto durò dal 54 al 62, quindi 8 anni, 8 anni. E finché naturalmente ci fu appunto in un litigio naturalmente molto, mo, molto forte, che avrebbe appunto influenzato anche i contenuti della poesia di Parini, perché diciamolo pure, entrando in contatto con l'aristocrazia, Parini poteva essere come dire, di fronte, vedere, toccare con mano tutte le schifezze, le ipocrisie. Come dire, lo spreco del tempo, la corruzione, ma la boria, l'alterigia, come dicevo, di questa classe ormai già in decadenza. Lui osservò la vita dei nobili in tutti i suoi appunto aspetti. E allora è chiaro che uno che lavora quasi come servo, diciamo, per l'aristocrazia, pur facendo un lavoro culturale come il professore, guarda alle idee del progresso, dell'affrancamento, dell'emancipazione della borghesia europea. Guarda le idee, per esempio, di Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Condillac, le idee delle enciclopedie, che cominciarono appunto a influenzare i primi scritti del Parini, già un po', scusate, scazzato, già un po', insomma, disgustato dal comportamento dell'aristocrazia. Sono i momenti in cui, come abbiamo già visto con la locandiera del Goldoni, c'è un attrito fra naturalmente la borghesia che comincia a guadagnare e malgrado non abbia titoli nobiliari, e la nobiltà che comincia a perdere e resta soltanto la boria per re, resta soltanto la nobiltà del sangue. Infatti nel 1757 Parini scrive il dialogo sopra la nobiltà e quindi già qui si vede come il suo approccio nei confronti dell'aristocrazia fosse un approccio riformistico e polemico. Diciamo però qualcos'altro, cioè questa polemica, senz'altro corrosiva, ironica, come sarà nel capolavoro, il poema che vi farò leggere, cioè Il Giorno, questa polemica corrosiva non arriva però mai alla convinzione di dover abbattere questa classe, come avrebbero pensato i giacobini e tutti gli esponenti della Rivoluzione francese. Cioè Parini non era un appunto riformista moderato, usava l'ironia un po' alla Orazio, usava il sarcasmo, era piuttosto animoso nel combattere i difetti e i privilegi dell'aristocrazia, ma mai e poi mai avrebbe pensato che un giorno questa classe fosse stata, cioè sarebbe stata spazzata via dalla borghesia. E anche lì, poi vedremo, lui ebbe dei risentimenti nei confronti degli stessi atteggiamenti rivoluzionari, sia cioè, quelli di matrice appunto francese. Per esempio, i titoli sono interessanti. Nel 1756 praticamente scrive una polemica, insomma un saggio polemico, che si intitola I pregiudizi delle umane lettere. Ecco, è chiaro che lui va sui pregiudizi, sui privilegi e va contro i privilegi in ogni campo, addirittura anche nel campo della letteratura. Ecco, è nel 62, 1762 che Parini litiga, cioè praticamente litiga con la famosa duchessa, la moglie del Serbelloni, antipatica.
Perché? Perché lui aveva appunto difeso una ragazzina che era la figlia del maestro di musica. E perché questa figlia del maestro di musica di casa Serbelloni, praticamente, questa ragazzina era stata schiaffeggiata dalla duchessa. Il Parini interviene, viene licenziato e abbandona la casa Serbelloni. Altro episodio che naturalmente segnerà un po' la polemica antiristocratica, antinobiliare di Parini. E va in una casa che è la casa Imbonati, di Carlo Imbonati, a cui il Manzoni avrebbe dedicato qualcosa, qualche poesia più appunto avanti. E a questo Imbonati il poeta dedica un'ode, si intitola L'Educazione. Allora, Parini, oltre al poemetto Il giorno di cui vi parlerò nella prossima lezione, scrive anche delle odi. Odi ricordano Orazio, se avete fatto Orazio in letteratura latina, però l'ode era, diciamo, come dire, allevata molto, alimentata molto dalla cultura arcadica, dalla cultura classicista, appunto promossa da quell'accademia di cui vi ho parlato del fine 600, l'Accademia dei Pastori, delle Pastorelle. L'Accademia è nata a Roma, di stampo fortemente arcadico, idillico, bucolico e, come dire, classicista. Ecco, allora, l'educazione, è chiaro che un precettore come Parini non può che pensare anche e soprattutto alla pedagogia, quindi all'educazione dei fanciulli. Il saggio è del 1764 e naturalmente Parini dà dei consigli sul come educare i giovani signori, insomma, i figli dei nobili. Dà insomma dei consigli che seguono la sua esperienza da precettore, esperienza che era stata, abbiamo detto, funestata dal litigio con la signora di casa Serbelloni. Ora, dunque, ho già alluso alla principale opera, di cui però parleremo un po' più dettagliatamente più avanti, in un'altra lezione. E questa opera, appunto, è un poemetto, non è un'ode, si intitola Il giorno, poi avrà delle varie parti, mattino, mezzogiorno, sera, e poi naturalmente ebbe un giudizio positivo un po' da tutti, anche se Pietro Verri, che era il fondatore del caffè insieme al fratello Alessandro Verri, non provava molta simpatia per Parini, perché il suo riformismo sembrava quasi occhieggiare la valla all'aristocrazia, sembrava quasi moderato, troppo moderato per l'Accademia dei Pugni e per il caffè e per i sogni, diciamo, di questo illuminismo militante, no? E, però, sotto sotto, prima poi metto il giorno, poi c'è il mezzogiorno, eccetera, eccetera, anzi il mattino, il mezzogiorno. E ne parleremo. Adesso volevo continuare invece, a prescindere da questo poema. È chiaro che una volta fatto il precettore, poi Parini non rimase sempre precettore per tutta la vita, cominciò naturalmente a insegnare, ebbe una cattedra addirittura di eloquenza presso l'Università di Parma. Lui rifiutò questa cattedra e ne ottenne una finalmente a Milano. Il governo austriaco lo proteggeva con la, diciamo, despote illuminata, potremmo dire, Maria Teresa d'Austria, e quindi è chiaro che appunto a Milano lui comincia a farsi una fama, diventa addirittura il poeta ufficiale del Regio Ducale Teatro, appunto a Milano, e poi si fa strada anche per quanto riguarda l'Accademia di Brera. Diventa il sovrintendente negli anni. Dirige la Gazzetta di Milano, addirittura, gli fu affidato dallo stesso governo austriaco, appunto, la direzione della Gazzetta di Milano, la cattedra di Eloquenza e Belle Arti presso le scuole palatine. E poi, naturalmente, ecco, diventa sovrintendente del Regio Ginnasio di Brera. Vedete quante cose, che alla fine, quindi insegnante, amico anche dei politici appunto illuminati, protettore
promotore delle stesse riforme che l'illuminismo appunto voleva. È chiaro che c'era una componente, diciamo, cristiana in questi valori che il Parini promuoveva anche polemicamente, per esempio quello della uguaglianza, no? Che è un concetto al tempo stesso cristiano e appunto politico, religioso e politico. La libertà dalla dittatura, la libertà dal sovrano anticostituzionale, potremmo dire oggi, del sovrano troppo potente, del sovrano non illuminato, despota, eccetera, un despota non illuminato. Ora, abbiamo detto che quindi Parini, prete, precettore, insegnante, sovrintendente appunto all'Accademia di Brera, al Ginnasio Reale di Brera, Reggio. E andiamo ancora un pochino appunto avanti e parliamo un po' delle odi. Ecco, potremmo anche concludere con gli argomenti delle odi che sono molto molto interessanti. E ripeto che diciamo il poemetto Il giorno e tutti quelli che verranno naturalmente sarà insieme a quelli che verranno, sarà oggetto della prossima lezione, il capolavoro, diciamo, di Parini. Ora, un'altra cosa prima di affrontare gli argomenti delle odi di Parini, volevo dirvi che Parini ebbe un po' di fortuna, potremmo dire, sotto il regime di Maria Teresa d'Austria, ma poi quando cambiò appunto il regime, ecco, è chiaro che anche lui fu visto dall'Austria come una sorta di, non dico di pericolo, ma di zanzara che pungeva un po' troppo nelle sue opere, e quindi fu anche lui ostracizzato dal regime di Giuseppe, dal regime appunto austriaco, dal regime degli Asburgo. Del resto c'era tanta fifa allora, perché è chiaro che la, diciamo, rivoluzione, potremmo dire così, pre-illuminista e poi quella che sarebbe diventata appunto quella francese, è chiaro che non poteva troppo piacere al regime asburgico, soprattutto per le conseguenze che l'illuminismo avrebbe poi avuto in Italia. Allora, andiamo a guardare queste, appunto, queste odi, no? Per esempio, ce n'è una che si intitola La salubrità dell'aria. Ecco, Parini fa una battaglia civica e civile nelle sue canzoni, nelle sue odi. È un vero milanese, diciamo, che ci tiene al decoro civile, ai valori della civiltà, che sono anche quelli del liberalismo, che sono quelli della cristianità, che sono quelli del vivere civile. Quindi è uno che si arrabbia ogni volta che questi valori vengono trasgrediti, ogni volta che un ordine morale viene trasgredito. Per esempio, c'è un'ode molto interessante che si intitola La salubrità dell'aria a Milano. Pensate, già allora siamo nella seconda metà del Settecento. Poco dopo che era diventato praticamente sovrintendente all'Accademia, no, che era entrato a far parte della stessa Accademia dell'Arcadia, Parini scrive La salubrità dell'aria, che ha a che fare proprio con la purezza di un'aria che è sempre più invece schifosa, è sempre più inquinata, pensate già allora. E quindi pare sia questa lode quasi ambientalista, ecologista di Parini, che tra l'altro era un gran camminatore, no? Per le strade di Milano. Lode l'educazione, l'abbiamo già detto. Ecco, pensate l'evirazione. C'è un'ode che si intitola L'Evirazione, la polemica è contro i cantanti evirati, i cosiddetti castrati. Voi sapete che ancora nel Settecento, ma anche dopo, naturalmente la nobiltà preferiva trovare naturalmente delle voci bianche in uomini castrati, castrati fin da piccolo. E allora, se tu devi castrare praticamente un bambino per farne diventare un cantante con la voce bianca, appunto, un cantante. Appunto
un cantante lirico con la voce da donna, sostanzialmente, è chiaro che devi evirarlo, il castrato, il famoso appunto castrato, e la voce sarà bellissima. Sì, certo, la voce verrà limpida, ma tu hai tolto naturalmente la capacità di fecondare a un uomo, hai evirato un uomo. E qui si scatena appunto il Parini contro questa moda, che era una moda abbastanza appunto vecchia, ma che nel Settecento, con tutti questi cantanti che appunto uomini che cantavano con le voci tornate bianche, ecco, faceva veramente scatenare la rabbia di Parini. La vita rustica, ecco un altro titolo di ode. La vita rustica è un'ode che elogia la campagna, un po' come Orazio, abbiamo detto, il grande maestro spirituale di Parini. Una vita rustica a Milano è un ossimoro, giusto? Ecco, già allora. Ma Parini, che aveva eletto appunto Milano come sua dimora, come sua città, lui che era un brianzolo, che comunque forse in qualche modo veniva dalla campagna, ma aveva scelto la città, ecco, lui elogia la vita naturale, la vita dei campi, la vita del contadino. In questo era abbastanza, come dire, in controtendenza rispetto agli ideali illuministici, per esempio del cosmopolitismo, dell'urbanizzazione, della città, delle fabbriche, eccetera, eccetera, del lavoro appunto urbano. Perché? Perché parlare di terra, parlare di contadini come Virgilio e come Orazio sembrava praticamente un ritorno indietro, ma come in Orazio, Parini era convinto che i valori della campagna, i valori della terra fossero naturalmente preferibili ai valori del regime urbano, del mondo della città, insomma, di quel corrotto mondo, insomma, di quei costumi corrotti che a volte si espandevano nella città. Viva la campagna! Ora, poi c'era un altro, ecco, per esempio, tra le odi cosiddette illuministe c'è l'innesto del vaiolo. Ecco, il vaiolo era una brutta malattia. Meglio non parlare di queste cose in questi tempi, ma e quindi c'era un medico, lui appunto in questo elogia appunto, un medico che ha praticamente provato a combattere, a debellare appunto le malattie in un modo basato veramente in questo caso sulla conoscenza, sulla scienza e sulla sua saggezza. Come vedete, sono tutte odi utili che tendono a fare proposte utili nel campo della salute, nel campo dell'educazione, nel campo della musica, nel campo della coltivazione e del lavoro, nel campo medico. Ecco, tutte cose utili. Parini era uno strano poeta che mescolava, come avrebbe detto appunto Orazio, l'utile al dilettevole. Cioè, è chiaro che il fine della letteratura deve essere parzialmente quello dell'utilità, come avrebbe poi ribadito Manzoni dopo. E come aveva già detto appunto Orazio, è chiaro che ci deve essere un utile, cioè la letteratura educa, deve anche educare, ma attenzione, ma se la letteratura si limitasse soltanto all'educazione, mancherebbe l'altra faccia della luna, l'altro 50% dell'opera, ossia il dilettevole che si esprime sotto forma di canto, di bellezza, di purezza. E questo classicismo di Parini, in pieno Settecento illuminista, non è che piacesse appunto a molti. Per esempio, non piaceva a Pietro Verri perché lo vedeva come un conservatore, un pretino conservatore, ovviamente, appunto Parini. Quindi, Parini, poi abbiamo detto, fu nel 1791 che ebbe diciamo, l'onore e l'onere di diventare sovrintendente delle scuole pubbliche di Brera. Ci scrisse anche un'ode per ringraziamento. Indovinate come si chiamava? La gratitudine. Ecco, scrisse appunto un ode e poi le ultime due parti del giorno, il vespro e la notte, di cui parleremo. Queste sono un po', vi ho fatto una spolveratina di odi illuministe. Cioè, odi che seguivano i criteri, appunto, i principi dell'illuminismo. E queste odi sono piuttosto, piuttosto appunto, originali.
Nei confronti della scienza, per esempio, che tanto piaceva all'enciclopedisti e anche agli illuministi italiani del nord, a Pietro Verri, eccetera, e Alessandro Verri, a Beccaria, cioè, nei confronti della scienza, Parini aveva un atteggiamento ambiguo, perché da una parte è chiaro che lui elogiava il cammino della scienza, no? Delle sorti progressive, dall'altra però era piuttosto diffidente, perché lui era legato ai valori della classicità, che sono valori umanistici. Perché Foscolo avrebbe tanto lodato Ugo Foscolo nei Sepolcri Parini? Perché Parini è una sorta di eroe dell'umanesimo e del classicismo italiano e dei valori addirittura della nazione, di quel cristianesimo, come dire, liberale o quasi democratico, che naturalmente avrebbe fatto l'Italia avrebbe rispecchiato i valori del Risorgimento, a parte i valori della Rivoluzione francese, no? Liberté, égalité, fraternité, soprattutto fraternité per un cristiano, salvo che la Rivoluzione francese seguì uno sviluppo che Parini alla fine finì col deprecare, col condannare, col debellare, anche da prete, ovviamente per i suoi eccessi. E poi Parini è un intellettuale lombardo che rientra in quella categoria di intellettuali lombardi che, come abbiamo detto l'altra volta, a proposito dell'illuminismo, sono anche pragmatici e pragmaticamente aiutano la politica riformista dei governi, anzi la sollecitano, la politica riformista anche nel campo più comune, le strade, gli edifici, l'inquinamento cittadino, le epidemie, ecco, c'è una concretezza, diciamo, in questo intellettuale dell'illuminismo come Parini, che a volte contrasta col suo classicismo, con la sua forma neoclassica, diciamo, di versificazione, che a volte risulta un pochino obsoleta. Quindi lui morì nel 1799 e la sua posizione politica fu giudicata abbastanza ambigua dagli uni e dagli altri. È chiaro che i rivoluzionari francesi, come gli illuministi estremi, non si riconoscevano più in lui. Che era un moderato cristiano, potremmo dire, malgrado la sua polemica anti-aristocratica e a volte anche anticlericale. Ma anche gli austriaci, quando poi tornarono gli austriaci a Milano, beh, un po' di diffidenza c'era, eppure quel carattere un po' conservatore, un po' moderato di Parini, anche dal punto di vista politico, oltre che appunto poetico, lo risparmiò dalla persecuzione austriaca. Bene ragazzi, possiamo ripetere tutto in poche parole, questa prima parte. Parini, poeta, sacerdote, esponente dell'illuminismo, membro dell'Accademia dei Trasformati, neoclassico, Brianzolo, nato, cioè cresciuto poi, formatosi a Milano. Precettore, insegnante e fino a essere sovrintendente appunto a Brera, quindi una personalità di spicco, sempre polemico nei confronti dell'aristocrazia, da quando appunto cominciò a frequentare come precettore le case degli aristocratici, dalla casa Serbelloni, dove finì col litigare con la moglie Arpia, alla casa Imbonati, dove si trovò leggermente meglio, ma sempre a contatto con un mondo che non gli piaceva moltissimo, il mondo dei privilegi aristocratici. A questi privilegi, nelle sue odi soprattutto, lui ha sempre contrapposto dei valori razionali, dei valori educativi, morali, civili, politici e anche religiosi di avanguardia, appunto, potremmo dire, salvo che non gli piacque poi la violenza con cui questi valori furono appunto incarnati. Già nel corso dell'illuminismo, dal caffè, dall'Accademia dei Pugni e poi addirittura da quella che sarebbe stata alla fine del Settecento la Rivoluzione francese. Beh, ragazzi, allora la prossima lezione dove parleremo del giorno
e magari commenteremo anche qualche brano sulle vicende del giovin signore di questo capolavoro in versi di Giuseppe Parini.